Buonasera e bentornati con una nuova edizione della finale della Plaque Cup. Quest'oggi andremo a vedere, come scritto nel titolo, un egiziano Alawa, grandissimo percorso per lui. Settimana scorsa abbiamo visto il cammino di un argentino, oggi un egiziano. Veramente sta diventando un torneo di livello mondiale, questo organizzato dal Blacky. Oggi appunto andremo a vedere Alawa che ha battuto ai quarti Levinken e in semifinale Tuga. In finale invece incontrerà questo ragazzo danese, Jonasen KC. Come detto nei commenti dei video precedenti, per il momento sto portando soprattutto finali di Blacky Cup, ne stanno giocando 5 a settimana e io almeno 5 video a settimana continuerò a portare di queste finali, soprattutto perché anche se il contenuto è sempre lo stesso, i giocatori sono sempre diversi, gli stili sono sempre diversi e le partite sono sempre molto interessanti. Andiamo a vedere la squadra del giocatore in trasferta, quindi il danese. Si presenta con Pope, doppia con Gomez, Tavernier terzino destro nella versione if e non quella headliner, Rashford a intesa 7 sulla fascia destra, centrocampo composto da Kante if e Bruno Fernandes delle sfide. Ora vedremo come sistemerà Mbappé e Neymar, ma c'è anche la presenza di Cruyff nella sua versione 91. Possesso palla per il giocatore in maglia bianca danese. Tavernier prende un po' di campo, Rashford si accentra. Theo Hernandez, headliner, terzino sinistro. E Desailly non l'avevamo nominato al centro della difesa, accanto a lui. Gomez. Ancora Cruyff che sta giocando da punta sinistra con Mbappé dirottato sulla fascia. Primo possesso palla per il giocatore egiziano Gullit, una crocchetta annullata, poi vince un rimpallo. Molto fortunato qui Gullit a farsi cadere sempre la palla vicino a lui. Poi Kulusevski si accentra molto, poi sbaglia il passaggio. Ripartenza dall'altro lato, Mbappé con un doppio passo salta l'uomo, poi Suola si ferma. Tenta il filtrante perfetto per Cruyff che entra dentro l'area. Bellissima suola e scoop turn, chiuso abbastanza bene dal difensore, ma poi con un rimpallo la palla entra dentro l'area piccola. Tira veramente da posizione assurda sotto le gambe del portiere e fa 1-0 per il giocatore danese. Al settimo minuto già il risultato viene sbloccato. Dall'altro lato vediamo Neymar sulla fascia sinistra, mi sembra che gli schieramenti siano per il momento entrambi con il 4-4-2. Kulusevski ancora a prendere campo sulla fascia destra, ma chiuso ottimamente, poi Cruyff si riaccentra, verticalizzazione di Kanté, ancora una skill di Cruyff. Bruno Fernandes c'ha l'uomo davanti, poi riesce comunque a trovare Kanté che si era liberato tra le linee. Interessante questo movimento di Kanté a smarcarsi in veste quasi di COC. 1-2 Neymar con la punta. Ancora Neymar, vediamo gli esterni di Alawa che si stanno accentrando tantissimo. Dall'altro lato invece Rashford 1-2 con Tavernier. Molto particolare anche questa squadra, abbastanza scarsa rispetto al livello medio della competizione, cioè già che si presenta con Rashford base e Tavernier nella versione SIF. È molto particolare che sia arrivato a questi livelli, insomma. Calcio d'angolo al centro dell'area di rigore. Stacca Theo Hernandez, ma la palla finisce fuori. Terzino destro, Cancelo per Alawa a verticalizzare per Kulusevski che entra dentro l'area. Crocchetta annullata e torna all'indietro. Si riappoggia a Bruno Fernandes. Ancora una skill fino ad impattarsi poi con Desailly e la palla viene persa. Ma comunque viene riconquistata al limite dell'area da Kulusevski. Poi Mbappé dentro l'area, salta l'uomo, elastico perfetto. Ma ancora Tavernier chiude tutto. Molto bella questa azione. Poi comunque riconquistata subito con Gullit che verticalizza su Mbappé. Si incrocia un attimo le gambe con Bruno Fernandes. Poi ancora Cancelo ad impostare l'azione. Molto influenzata l'azione da questo tocco di Cancelo. Spesso coinvolto in ogni manovra. Per il momento. Ancora Neymar, Suola si accentra, poi una finta, ancora un elastico, molto buono questo gioco di gambe di Neymar, la palla arriva a Cristiano Ronaldo e la palla viene persa. Ancora Rashford, serie di doppi passi, lui continua a spammarli, non li ha tolti dal repertorio. Molto interessante anche questa cosa, c'è qualcuno che gioca ancora con i doppi passi, l'abbiamo visto nelle settimane scorse.
e lo continuiamo a vedere anche adesso. Ora Tavernier 1-2 con Rashford, Kanté, azione molto veloce del giocatore in maglia bianca. Neymar, colpo di tacco molto bello, ora di impostare, cerca il varco per Cruyff, lo trova, ma poi viene chiuso ottimamente da Varane. Ancora ripartenza all'altro lato con Neymar, sempre molto stretto, trova questo filtrante perfetto per Mbappé, che da là tira a incrociare, fa 1-1. Solida esultanza di Mbappé e punteggio nuovamente in parità. Mette subito in pausa Alaua, che invece sta giocando con il 5-3-2, o meglio, sicuramente l'ha messo adesso perché Kulusevski fino a un secondo fa stava sulla fascia destra, ora si porterà a fare il terzino. Centrocampo con Neymar, mezzala e Gullit e Bruno Fernandes accanto a lui. Mbappé, Toti, adesso vedremo anche l'iconcina dopo il kick-off, proprio lui a portare 1-1 il risultato. Squadra nettamente più forte sicuramente di Alaua, ma per il momento 1-1 al 30esimo. Con Gomez, la palla che passa da tutti e quattro i difensori del giocatore maglia bianca danese. Bruno Fernandes, ancora un doppio passo, prova la verticalizzazione per Neymar ma non va. E poi Kulusevski da terzino sinistro a impostare. Con un rimpallo la palla gli torna e ancora Mendy. Maran gira dall'altro lato dove c'è James. Poi Cancelo, sempre sulla fascia destra, a prendere campo. Fa finta di tornare indietro, poi si prende anche il fondo. La palla arriva a Bruno Fernandes dentro l'area, si appoggia a Mbappé. E Mbappé calcia addosso, clamorosamente, a Gomez. Ancora una ripartenza invece dall'altro lato, con il Mbappé opposto. Prendersi tutto il campo possibile. Poi finiscono gli spazi e si riappoggia al terzino. Ancora Bruno, con molta pazienza. Adesso cerca Neymar al limite dell'area. Gullit, guardate che difesa clamorosa. Ha capito sia la prima che la seconda volta dove sarebbe andato. Gli chiude tutti gli spazi e gli ruba via il pallone. Ancora qui Mbappé, uno contro uno con Desailly lì. La crossa in mezzo con una deviazione fortunata, trova anche il calcio d'angolo. Anche lui sembra che lo tiri in mezzo sul secondo palo. Stacca. Non capiamo chi era in questo momento, penso Cristiano Ronaldo. Ma palla riconquistata, il giocatore danese è ancora sulla fascia sinistra con Mbappé, bellissimo qua. Suola e tacco, Bruno Fernandes tenta la verticalizzazione, poi la palla gli ritorna in qualche modo. Ancora una serie di skill, poi ancora palla a Bruno, sempre lui a impostare la manovra. Ogni palla nella tre quarti passa per i piedi di Bruno. Teo Hernandez, ultima azione del primo tempo, sta aspettando anche il 45esimo sembra. Poi viene chiuso clamorosamente con un bellissimo contrasto da James e primo tempo 1-1. Diamo anche il possesso nettamente per il giocatore egiziano, ma non sembrava onestamente così perché tantissimi capovolgimenti di fronte da un lato e dall'altro. Stavolta batte il giocatore egiziano, continua a giocare con il 5-3-2. Varane per James, non c'è spazio e continua a passarsela tra i difensori. Poi la palla passa per i piedi di Neymar. Vediamo Ronaldo che l'ha fatto partire premendo il tasto L1. Semplicemente per guadagnare campo, perché la palla comunque non gli arriva. Poi Cancelo con una bellissima sventagliata. Riceve il pallone sulla tre quarti. Vediamo i terzini quanto stanno alti a creare superiorità anche sulle fasce. E comunque liberare l'uomo. Guardate Rashford appunto quanto si era dovuto abbattare per coprire il taglio del terzino. Che però in questo caso si prende il campo necessario, si riappoggia al terzino. Bellissima questa azione con Rashford che riesce anche a entrare dentro l'area, poi torna indietro, sbaglia clamorosamente il passaggio e ripartenza all'altro lato con Cristiano Ronaldo. Si appoggia ancora a Kulusevski e ancora un passaggio sbagliato. Vediamo se ci saranno cambi, adesso siamo arrivati al 53esimo. Per il giocatore egiziano ancora no, non sappiamo che cosa sta cambiando. Always red in maglia bianca in realtà. E riprende ora con un solo cambio. È entrato Lozano per Rashford.
finalmente oserei dire, è uscito Rashford nella sua versione oro, che onestamente nel competitivo non si vede più da qualche mese ormai. Ma al posto suo comunque è entrato Lozano, che non è tutto sto fior di giocatori arrivati quasi a marzo. Cancelo. Vediamo un'azione per Kulusevski da terzino, è molto molto offensivo ed entra anche dentro l'area. Si riappoggia per Gullit, Neymar. Vediamo quando affonderà l'azione con una skill. Assolutamente no, con una serie di passaggi precisi a cercare l'uomo libero arriva anche alla conclusione. Molto buona questa manovra senza skill. Guadagna anche un calcio d'angolo e una buona anche occasione da rete. Poteva segnare con quel tiro. Gullit riceve palla dentro l'area. Si gira un paio di volte. Neymar. Ancora un passaggio perfetto per Cristiano Ronaldo. Azione simile a prima. Senza skill, ma semplicemente girandosi più volte, semplicemente con il tasto analogico e cercando l'uomo libero dentro l'area che gira e rigira. Alla fine è arrivato. E 2-1 per Alaua. Vediamo se ci sarà una reazione da parte del giocatore danese. Lozano subentrato adesso, si appoggia su Mbappé. Ancora Cruyff, anche lui cerca questo possesso al limite dell'area fino a trovare il buco. Poi Cruyff si gira, non tenta ancora la skill. Cercano di non forzare. Finalmente Bruno con un heel-to-heel, tacco-tacco anche detto, trova la conclusione, ma da posizione troppo angolata e col sinistro non può far troppo male. Ancora Neymar, un doppio passo, si va a scontrare contro James. Non passerà mai Neymar contro James con quella skill. E adesso Neymar torna indietro. Bellissima altra sventagliata per Cancelo, che entra dentro l'area. C'è anche lo spazio per la conclusione, non se la sente. Poi si posiziona la palla per passarla in mezzo a Gullit, ma viene chiuso, capito, perfettamente dall'avversario. Ancora Neymar, un calcio d'angolo corto in questo caso, chiuso da Tavernier. Rischia un passaggio qui al centro dell'area, ma viene comunque con un rimpallo riconquistato il pallone. Ancora Desailly lì, sbaglia, molto in confusione adesso il giocatore danese. Vita facile per Alaua a riconquistare tantissimi palloni nella tre quarti offensiva. Bruno Fernandes, la palla arriva in qualche modo a Mbappé, che con un elastico si posiziona la palla sul destro, tira a incrociare, ma Pop c'è. Ancora capovolgimento di fronte, comunque il risultato rimane in bilico, 2-1 a 15 minuti dal termine. Ripartenza per Neymar, trova lo spazio per l'esterno destro, Tavernier tira ad incrociare, ma probabilmente ha premuto troppo forte e la palla finisce altissima sulla traversa. Esce Kulusevski, entra Traoré. Come al solito vediamo il cambio dei terzini, che quasi sempre da subentrati sono sempre loro due, Adama e Tavernier. Se ce li avete portateli in panchina, perché come vedete ogni giorno entrano loro, i subentrati sono sempre i terzini. Tavernier l'ho fatto personalmente, Adama purtroppo no. Non mi ero accorto di quanto potesse essere importante un giocatore di quel livello a quel prezzo, alla fine modesto. A quel punto del gioco 200k mi sembravano molti, ma in realtà l'hanno fatto tutti nel competitivo, quindi è stato un errore non farlo. Ricomincia la partita, 15 minuti al termine, la palla in possesso del giocatore in vantaggio. Qui con Adama, si prende il campo, poi si riappoggia ancora da Neymar. Prova a chiudere l'1-2, chiuso perfettamente da Tavernier. Gomez in questo momento in posizione di terzino, ma solo momentaneamente perché torna al centro della difesa. Verticalizzazione per Neymar, imbucata perfetta per Mbappé. Tenta il passaggio per il gol che avrebbe consentito di arrivare 2-2 a 10 minuti al termine, ma purtroppo per lui Mbappé, che non è il Todi ma semplicemente quello oro, sbaglia un passaggio abbastanza facile. Neymar riceve il pallone con una finta di tiro, se la aggiusta sul sinistro, ma poi non trova ancora l'assist. Ripartenza, forse buona, per Cristiano Ronaldo. Proprio al limite della linea di centrocampo, si riappoggia a Neymar. Poi un passaggio che non ci stava per l'attaccante centrale. Ma comunque, guardiamo qua, sta forzando troppo ogni volta che riconquista il pallone il giocatore in maglia bianca. E adesso per Alaua è molto semplice gestire gli ultimi 7 minuti finali,
Dinamo però comunque cerca con insistenza anche il 3-1. Poi un calcio d'angolo corto. Non forza più la giocata, ricomincia da Mendy, difensore centrale. Ancora Gullit, 4 minuti a termine. Vediamo se affonderà o meno. Non mi sembra abbia messo un pressing molto aggressivo il giocatore in maglia bianca. E questo va tutto a vantaggio di Alaoua, che in questo momento non affonda. Poi sbaglia un passaggio, vediamo se ci sarà un'occasione proprio in questi 2 minuti finali. Ultima azione del match per il giocatore danese di portarla ai supplementari. Ancora Tavernier, passaggio sbagliatissimo in orizzontale, chiuso facilmente da Mendy. Ripartenza per Traoré. E qui la partita credo che finirà, perché c'è il passaggio in mezzo, ma non lo farà mai. Se ne va alla bandierina. Guadagna anche una punizione. Adesso il minuto è scaduto, può affondare. La passa in mezzo, ma ormai è troppo tardi, perché l'arbitro fischia la fine. Al terzo minuto di recupero su uno ha segnato. 2-1 per Alaoua. Un egiziano a trionfare alla Blacky Cup, un torneo veramente interessante da parte sua. Come ho detto all'inizio, ha battuto due pro fortissimi come Levinken, che ha trionfato recentemente, e Tuga in semifinale. Non è stato un avversario all'altezza, almeno in questa partita, il giocatore danese, perché questo 5-3-2 l'ha messo molto in difficoltà. Ricordiamo anche un'occasione clamorosa di Tavernier per pareggiarla, ma complessivamente vittoria strameritata per il giocatore egiziano. Purtroppo, mentre stava facendo rivederci i gol, Blacky si è frizzato. Guardiamo anche nei commenti, comunque non era la mia connessione internet, ma semplicemente il suo stream che era andato a farsi benedire, possiamo dire. Direi che anche per questo video è tutto, ci vediamo domani forse con il mio VL Recap, altrimenti comunque continueremo a portare queste finali di Blacky Cup, che personalmente le trovo molto interessanti e spero che vi possano piacere. Vedo anche che come risultati stiamo andando bene, 500 visualizzazioni al video per me sono più che buone. Ci vediamo domani con un nuovo video, bella a tutti ragazzi!